Hello everyone, ciao a tutti. Anche stasera dipingeremo live. Aspettiamo che si connetta qualcuno per iniziare e poi stasera vi proporrò questa scena campestre. So tonight we are here again to paint live and as soon as we all get started, we will start to paint this country scene with hay bales. Ciao Sofia, benvenuta, grazie per essere qui. Spero che state tutti bene. Ciao, c'è anche uno spettatore speciale stasera tra noi. Ciao Lara, benvenuti. Mi dispiace che si senta il rumore del traffico, ma stasera fa caldissimo. I'm sorry, I owe you an apology for the noise coming from the street, but the weather is so hot here. We are almost at 35 degrees. Abbiamo 35 gradi stasera. Fa caldo anche da voi. Ciao Natasha. Ciao Chiara, ciao Cristina, oh. Super, avevo capito, grazie, grazie mille, veramente io non so come ricambiare tutto il vostro affetto, ma come diceva Vittorio Gassman, vi voglio bene tutti. So I'm so happy really to have you here and I don't know how to thank you for all your support and for all your joy and happiness that you bring into my life while you paint with me. Siete pronti allora a dipingere? Tutto fatto, tutto pronto il disegno? Aspettiamo ancora un minutino. Anche qua fa caldo. Fa caldissimo. It's very hot tonight. We live in a place where the humidity is very, very high. Ciao Francesca, welcome also to Francesca. Aspettiamo ancora proprio solo un altro minutino, poi partiamo. Va benissimo, tanto la live sapete che viene registrata, per cui anche se non dipingete stasera con me, rimane poi sul canale e potete recuperarla quando volete. Se ci sono delle domande invece, adesso mentre dipingo, insomma, ogni tanto butto un occhio sulla chat, per cui vi rispondo molto volentieri, soprattutto se ci sono delle cose che faccio che non sono chiare, ditemelo pure. So, if you don't want to paint just right now, you can view this live as many times as you want. But if you have any questions, this is a good time to ask for explanation or for something that I try to explain not very clearly. Ok, direi che a questo punto partiamo. Vi cambio allora la foto di riferimento. È questa. So this is the picture that I took the other morning when I was out for one of my morning walk. Allora, chi mi segue, insomma, sa che vado spesso a camminare nel parco dietro casa. Questa è una delle foto che ho scattato io la mattina in una delle mie passeggiate. E come vedete è una foto molto molto semplice. La parte davanti con la strada non l'ho inserita perché non, secondo me non aggiunge niente di significativo, ma mi piaceva lo sfondo e il fatto che insomma questo parco ha, pur essendo molto vicino alla città, ha anche questi squarci di natura così intensi, secondo me.
This is the reference photo, and I won't use the first part of the this road that we have here in the foreground, because to me it doesn't add anything interesting to the scene. But I really like the woods and the hay bales and the atmosphere, and the fact that this park is very close to the city, but we have also this country scene, very, very close to buildings and to the hustle and bustle of a town. Let's get started with the colors. Okay. So you should see the picture and the drawing very well now. Mi auguro che riusciate a vedere in questo modo, cioè un'inquadratura dovrebbe garantirvi di vedere bene quello che sto facendo. Ah, ma c'è anche Francesca. Molto bene, buonasera e ben arrivata. Intanto che il liquido di mascheratura si asciuga, noi andiamo a preparare i colori. Ok, allora per i colori partiamo ovviamente col cielo. Adesso io qua sto usando i miei Godet Renaissance Posca, ma vi faccio vedere insomma i colori che andrò ad utilizzare per fare il cielo. Voi seguite, insomma, fate con i colori che avete, tanto le tinte sono quelle. Allora useremo, io qui ho del blu oltremare, ma va benissimo anche un blu cobalto per la parte del cielo. Facciamo la parte alta che poi andremo a sfumare. Poi andiamo a preparare una I'm mixing, this is French ultramarine. I'm using always my Renaissance Polska Godet because I think that they are very summery, you know. We are going to paint out maybe in plein air, and they are probably the right Godet fans are the right medium when you're painting outside. I'm mixing French ultramarine for the sky, and then I would go also for a bit of French ultramarine and geranium lake, or if you have alizarin crimson or a rose madder, that will be fine. Poi facciamo un violetto e userò della lacca di geranio, perché mi piace questo colore porpora, insomma violetto, che si crea, ma potete usare una lacca di garanzia rosa, un carminio, un rosso di alizarina, quello che avete. Ma magari ci metto anche una puntina di sangue di drago. I'm adding also a bit of dragon's blood, which is a color similar to Venetian red or light red. Ma sì, un pochino, insomma, un colore simile al rosso veneziano o al rosso indiano, se volete, giusto per dare un attimo, per spegnere un po' un viola che magari era un po' troppo acceso. Ok, direi che questi due sono i primi due colori per il cielo, ci possono bastare, e quindi incominciamo. Allora, stasera non ho la mia spugna per l'acqua, ma andiamo a bagnare il cielo. Scusate un secondo che vi rimetto. Ah, c'è anche Sara, buonasera a tutti. Ok. Allora. Scusate, ma ho sistemato l'inquadratura. Allora, in questa prima fase non ci preoccupiamo del fatto che ci sono degli alberi. We don't really take care of the fact that we have trees in the background. The first thing that we do is to paint the sky with the clouds. Allora, per prima cosa andiamo a bagnare il fondo. Dipingiamo le nostre nuvole col cielo. I'm wetting with clean water.
Here we go. So as we are doing clouds, you know, I'm just diminishing the intensity of the color while we are approaching towards the horizon line, because the sky is lighter. Allora, mentre vi avvicinate al fondo, ovviamente l'intensità del vostro colore del cielo va a diminuire, sempre per il solito discorso della prospettiva aerea. E la carta, come vedete, sta asciugando molto velocemente anche sul mio foglio, questo perché, come vi dicevo, c'è molto molto caldo. Paper is drying really fast even on my paper, so we must be pretty fast while working. Ci dobbiamo un po' sbrigare, se vogliamo ottenere un buon risultato. Poi andiamo a prendere il nostro porpora e lo mettiamo nella parte inferiore delle nuvole. We take our purple color and we just spread it underneath the clouds, in the lower part, in the bottom part, just to create some soft furry shapes, giusto insomma così per dare un po' un accenno di nuvola e di colore. E poi andiamo a preparare i verdi. And while it's still wet, we are going to prepare our greens. E per i verdi, andiamo a prendere, io userò del verde di Hooker. I will be using Hooker's green. And I'm adding burnt umber. Ci aggiungiamo della terra d'ombra. You can use emerald or viridian, a touch of French ultramarine and burnt sienna or Van Dyck brown. And then I want some lemon yellow. Allora, se non avete i colori che vi ho detto prima, potete ottenere un verde scuro mescolando del blu oltremare con della terra di Siena bruciata del Bruno Van Dyck e del verde smeraldo. E poi prendiamo un pochino di giallo limone, il mio è un po' sporco di verde, ma insomma l'idea è di avere un verde intermedio. E poi prendiamo della verde vescica. Then, sorry, this is not sap green, I just wanted sap green here. Ok, here we go. This is sap green. E a questo verde vescica, che potrebbe già andare bene così, ma siccome siamo in estate, lo vogliamo un po' più caldo, ci aggiungiamo un po' di giallo ocra. And I added to this sap green a bit of yellow ochre. So, let's try if the paper is dry enough. Yes. Okay, so here we go. You see that the color starts to spread, but it doesn't go too fast. Be careful, otherwise you will end up with the bushes just at the top of your sky, which is not what we want. Attenzione, perché se il colore, diciamo, se il foglio è troppo bagnato, poi il colore praticamente vi arriva a metà del cielo ed è una cosa che noi non vogliamo che accada. You can use also Hooker's green by itself if you want a bit a brighter color. Here we go. Possiamo anche usare un pochino di verde di Hooker da solo se vogliamo un colore appena più brillante, perché comunque stiamo parlando di estate con questi verdi estivi.
Ci possiamo mettere anche un po' di terra di Siena bruciata. We can add a bit of burnt Siena as it is. And we just go on varying the colors. Andiamo avanti così, insomma, variandoli anche un po' di intensità. You vary the intensity of your greens so that you get a more interesting background and even a more lively ones. Then we take lemon yellow. Parte la facciamo col giallo limone perché è un po' più chiara, ma il giallo limone lo possiamo poi mettere anche in altri punti, sempre per dare un po' di idea di movimento. Ci andiamo a mettere il verde vescica. And also a bit of burnt sienna. Maybe this is a bit too much, but I really like it because it's very lively. Dà un po' un tocco di colore. Potete metterlo o non metterlo, io non sono capace di fare due acquerelli uguali, per cui mischio, provo, ravvivo. A seconda del momento. Ok, adesso dovete guardare che cosa sta succedendo sul vostro foglio. Quando siete soddisfatti, potete anche fermarvi. You have to have a look at what's happening on your paper, and when you think that you're done because you like what you get, I mean, you can stop, or otherwise you can go on and adding a bit more colors. This is burnt umber as it is. Io ho aggiunto un pochino di terra d'ombra bruciata per aumentare il contrasto, e a questo punto dovremmo aspettare che asciughi. In realtà, noi poi abbiamo il nostro aiutante che ci darà una mano. I'm going to speed this process because we don't have time for the painting to dry. The only thing that you can do is, if you want, you can incline your board so that you have the color running down. Potete un pochino inclinare la vostra tavola in modo tale che il colore, diciamo, si depositi verso il basso e non verso l'alto. Sorry, I forgot to paint this. Scusate. Ho visto che c'era un pezzettino qua, anche qua, da dipingere. Ok, tutto chiaro fin qui? Everything's okay? Have you got any questions? Ci sono delle domande? Ok, allora, if you touch this area and it is fully dry, there is one thing that we can do just right now. And it is to put in these two fir trees that we have. Allora, the
La cosa che possiamo fare adesso, se il vostro fondo è asciutto, il mio lo è andare ad inserire quei due pini che si vedono in lontananza. These two fir trees are quite dark, so we need a very dark green. Allora, sono scuri perché sono sul fondo e quindi dobbiamo andare, diciamo, ad incrementare l'intensità del colore, per cui aggiungiamo della terra d'ombra bruciata o del Bruno Van Dyck, quello che avete voi, il nostro verde scuro. Potete aggiungere anche del Caput Mortuum, o comunque anche potete ottenere un verde. Oh, buonasera Antonio, ma che onore, grazie mille di essere qua. Abbiamo tra noi un artista straordinario, se non lo conoscete andate sicuramente a vederlo sul suo profilo, Antonio Pace. Come vi dicevo, potete creare anche un verde molto bello, molto estivo. Adesso sto aspettando che asciughi, diciamo, sto perdendo. Buonasera Marisa. Sto dicendo, sto un po' perdendo tempo, così, diciamo, prima di utilizzare il phon per accelerare il processo di asciugatura, il colore ha modo di mischiarsi, fondersi e creare i nostri bei verdi sul foglio. So I'm a bit abiding time because I just want the color to mix while it's still on paper, and before using the hairdryer I just want the magic to happen. Meanwhile, sorry, you know that I am very clumsy. Scusate se ogni tanto balla la telecamera. Si può creare un verde molto estivo, molto bello, mescolando del verde smeraldo. You can get also very green, very summery green, mixing viridian with a violet. It can be mineral violet, for example. Here we go. So this is a bit. Ve lo faccio vedere. Ok. This is a very very dark green, but it's very beautiful. Let's try this one. Proviamo. Ok. So you see it's really really dark. Come vedete è molto molto scuro, ma è anche molto, come dire, molto estivo, molto fresco, perché ha i riflessi del verde e anche un po' del rosso, del viola. So you see we are going to paint an impression of our trees, but we are not looking for a very precise shape. Cerchiamo di fare solo un accenno di questi pini, insomma, è un'impressione, non è. I really like this green. Siccome mi piace molto questo verde, lo aggiungiamo un po' anche qui. Un po' anche qui. You can go dark here because in front we have lighter bushes, so we are adding a bit of contrast. Aggiungiamo un po' di contrasto qui dietro, così la parte davanti dove ci sono dei cespugli più chiari risulterà sicuramente, diciamo, staccherà un pochino di più. A questo punto io chiedo al mio aiutante di andare ad asciugarmi l'acquerello. Voi, se non lo fate stasera, ma lo rifate poi per conto vostro con calma, mi raccomando, come al solito fatelo asciugare il più diciamo all'aria così com'è, senza utilizzare niente, perché i colori restano più brillanti, si mescolano meglio, insomma tutte le cose che ci diciamo sempre. So if you are not painting with me just right now, but you are looking and then you want to paint this one in a second time, don't use the hair dryer, but leave it to dry naturally, without forcing, so the colors can mix and merge together, and you get these beautiful soft shades of colors, and the magic will happen. Allora, ci fermiamo un secondino. Riccardo?
My son is listening to music, sta ascoltando la musica e non mi sente. I will get and have it dry. Allora, adesso andiamo ad asciugarlo. Ok. Allora, ci sono delle domande, sto leggo la chat. Grazie Antonio, ma non so se poi il mio inglese è così buono, insomma, io spero che mi capiscano i miei follower che parlano inglese, ma lo sanno che insomma, gli errori sono all'ordine del giorno. Ci sono domande fin qua, adesso vi faccio vedere la foto di riferimento. Come vedete, abbiamo abbozzato un cielo, abbiamo le nostre. Francesca, dai che non sei arrivata a metà su, tanto fino ad abbozzare un cielo e dei cespugli. No, insomma, non ci vuole molto. Siamo arrivati fin qua, quindi a questo punto abbiamo quest'altro elemento di interesse che è rappresentato dai cespugli che sono più chiari qui davanti. Poi avremo le nostre balle di fieno e il primo piano. So, you see, we completed the background and this area with the trees, and then we will go and we'll try to put in these lighter bushes. And then the hay bales, and then the foreground. So you see, the process is always from the back, from the front. Di solito dipingo ecco qua, dal retro fino al davanti, diciamo venendo verso in avanti, ma potete anche poi adottare magari delle altre tecniche. Io ho il mio metodo. Allora, cosa vuol dire se sventolo il foglio fa effetto phon? No. Allora, devo prendere uno, se alcuni strappano il foglio. Allora, adesso ti faccio vedere. Rispondo ad. We have a question about masking fluid and here we go. Where it is? Ok. Allora, this is the masking fluid that I used. Questo è il masking fluid che uso io. È di una marca che si chiama SAA. I'm not sponsored by SAA and I bought this from their website. Allora, io non sono sponsorizzata dalla SAA, l'ho comprato su internet dal loro sito. A me piace perché è colorato di azzurro. Ho utilizzato anche come si chiama? Quello della Royal Talents, che è grigio. Questo perché il liquido di mascheratura bianco a me personalmente non piace perché poi in certi casi, quando ho dei dettagli molto fini, non riesco a capire bene dov'è il liquido di mascheratura e dove no. So I like this masking fluid because it's blue and you can easily understand where it is masked and where it's not. I used also the one by Royal Talents, which is as fine as this one. And about the fact that it can tear the paper out. In my experience, the fact that the masking fluid can ruin the paper is due to two things. One is leaving the masking fluid too much for too many days on the paper, and the other one is using the hair dryer. Allora, stavo dicendo. Praticamente il liquido di mascheratura a volte si attacca al foglio e lo può strappare, nella mia esperienza per due motivi. Uno, perché rimane troppi giorni sul foglio, troppo tempo sul foglio, oppure se praticamente viene utilizzato, come in questo caso, diciamo il phon per asciugare perché potrebbe aderire maggiormente. Io con questi due tipi di liquidi di mascheratura che ho usato non ho mai avuto problemi però di carta strappata. La carta che uso è comunque sempre carta 100% cotone.
e di buona qualità, cioè se non è Arsh è Sanders Waterford oppure Anne Mule. Ed è sempre carta, ovviamente, almeno 300 grammi per metro quadro. So, another of the things that you may consider is the fact that paper must be of good quality. I mean, I use 100% cotton knot paper, and it is at least 300 GSM. Francesca, non ho capito la domanda, cioè quando lo applichi sul bagnato, sì, allora il liquido di mascheratura si espande sulla bagnato, come si è visto nel video di preparazione di questa diretta, e dà quell'effetto cespuglio un po' più soffice. So, as we use the hair dryer, I lost a bit of the beauty of the colors that I had created in this area. So, please don't use the hair dryer just to get very, very wonderful shades. Allora, mi raccomando, avete visto, abbiamo usato il phon asciugacapelli per accelerare il processo di asciugatura, il colore si è appiattito, quindi lo andrò a riprendere in una seconda maniera, ma se voi lo lasciate asciugare tranquillo, diciamo così com'è. Poi i colori si mischiano e otterrete un bel effetto. Allora, io qua posso fare due cose. A questo punto andiamo a togliere il liquido di mascheratura, che speriamo non si sia incollato troppo perché è sul mio foglio da un bel po' di giorni. Quando lo togliamo, cerchiamo di lasciarlo sulle balle di fieno. So I'm removing masking fluid. Which has been sitting on my paper for a few days in this heat. And if you can, please just leave it on the hay bales. You can use also a putty rubber to remove the masking fluid. I'm using my fingers because I'm very rustic lady. Però potete toglierlo anche con una gomma, tipo una gomma pane. Io uso le dita perché lo sapete che sono una persona molto poco raffinata e vado giù un po' alla bruta. Ok, so. Allora, mescoliamo i colori per questi altri cespugli. Now we're going to mix the colors for the bushes that we have here, and we want some cadmium yellow or lemon yellow if you want, mixed with yellow ochre. Lo mescoliamo con un pochino di, mescoliamo quindi questo giallo limone o giallo di cadmio con un pochino di giallo ocra. Poi prendiamo un po' di terra di siena naturale. Allora, questa terra di siena naturale, quella delle Renaissance, sapete che ha un colore aranciato. Potete usare della terra di siena bruciata. Oppure del giallo mescolato a una punta di cadmio, sì, cadmium orange, di arancio o di rosso. So I'm using Rossiena by Renaissance Posca, which is an orangish earthy tone. You can use lemon yellow with a bit of cadmium orange or any orange you like, or burnt sienna as well. No, 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 allora, si è tolto anche dal fieno il liquido di mascheratura, possiamo farne a meno. So, if you lose the masking fluid on your hay bales, it's not a problem. I mean, you must be just a little bit more careful while painting and don't go over them, but it's not a great problem because as you see, the bushes are strategically placed. Not over the hay bales, but at their sides. Allora, in questo disegno
Le balle di fieno sono poste, diciamo, strategicamente non sopra i cespugli, i cespugli non sono sopra, ma sono di lato, quindi se stiamo attenti, anche se è venuto via dalle balle di fieno, possiamo dipingere di lato e qui facciamo un po' di attenzione, quando andiamo a bagnare la carta seguiamo bene il contorno, così non ci dovrebbero essere problemi. L'importante è lasciare, una parte di luce. So the important thing is you can wet the area around the hay bale. The important thing is that you are careful because we want a bit of light on the very top of the hay bales. Quindi questa parte va lasciata. You need to leave that tiny little white area. Okay, that's everything you need to do. So if you lose your masking fluid on the hay bales, if you want, you can put them on again. You can put it on them again. Otherwise, it's if you are careful and you work very carefully, it's not a problem. Quindi mi raccomando, insomma, se lavorate attentamente non ci dovrebbero essere problemi. Tutto chiaro? Sono riuscita a spiegarmi? Non vedo. Andiamo avanti, incominciamo a dipingere, cominciamo a bagnare questa zona. So let's start. Painting here. It's wet on wet. And I'll put in also a bit of violet here. Ci mettiamo anche un violetto, potete metterci un violetto minerale, un caput morto, una. Qua non c'è molto da dire, insomma, mettete, come vi dicevo, sono i vostri campi di fieno, potete i vostri il vostro parco, insomma, con i vostri colori, quindi io vi do semplicemente una guida, ma potete poi scegliere quello che più vi piace, insomma. You know, I'm painting, but you can add the colors. My colors are just a guide. You can use really the color that you like, prefer the color that maybe are close to your memories if you grew up in the countryside. Se siete cresciuti in campagna, insomma, ci potete mettere un colore che vi ricordano un po' anche la vostra infanzia. Okay, so as I lost depth here because the colors, as I told you before, when you use the hair dryer, they dry and they become paler, but a lot lighter than the ones that you used before. Now I will go in with a second wash, just to increase the contrast between the very background and this kind and the other row of bushes that we have in front. Allora, come vi stavo dicendo prima, purtroppo quando utilizziamo l'asciugacapelli, il colore, combinato un disastro, si è macchiato il cielo, il colore si asciuga, come vi dicevo prima, molto più semplice, molto più, in maniera più, diventa più chiaro, ma molto più chiaro rispetto a quanto non è
You know, I told you that I'm a clumsy girl. Allora, dopo vi faccio vedere come sistemare queste macchie. E vi stavo dicendo, asciuga in maniera molto più chiara rispetto a quanto avremmo ottenuto se l'avessimo lasciato asciugare naturalmente. Quindi io vado avanti con un secondo strato qui, per renderlo più scuro, per avere un colore in modo tale che mi stacchi ulteriormente, mi faccia un po' più da contrasto tra la prima fila di alberi e la seconda, questo per dare un po' anche di profondità. Andiamo alla seconda velatura. Fate attenzione a non toccare la parte che abbiamo appena lavorato, perché se no si mischiano e poi ci troviamo tutto verde dappertutto. So be careful while you're painting. You may want to stay away from this part which is still drying, otherwise you will get the darker green into the lighter one and you lose the white, the lighter area that we try to preserve, masking them out. Okay. Oh, ma c'è anche Simona. Grazie mille, Francesca. Grazie per essere rimasta fin qui. Quando poi dovrai, insomma, quando vorrai recuperare la live, la trovi sempre sul canale. Buona serata. Allora, c'è una Francesca che aspetta il mio bimbo, ma in realtà è già andato ad asciugare, lui è già fatto. Ok, mettiamo un pochino di terra d'ombra bruciata. I'm adding a bit of burnt umber. Okay, so before removing the masking fluid from the hay bales, we will put in also the very foreground. Allora, già che ci siamo, così andiamo ad asciugare tutto in una volta sola. Mettiamo anche la parte qui davanti del campo di grano, scusate, del prato, così poi. Nel mentre si asciuga la parte dietro, e poi possiamo anche togliere il liquido di mascheratura dalle nostre balle di fieno. Eccola qui. Allora, per la parte abbiamo sempre qua il nostro giallo con la nostra terra di siena naturale. Scusate, sì, terra di siena naturale oppure del giallo ocra, quello che anche del giallo ocra così com'è tal quale. Poi abbiamo anche un po' di giallo limone, lo mettiamo qua. E poi probabilmente andremo a mettere dentro anche un po' di terra di siena bruciata qui e là. Bagniamo. So as you can see, it's almost dry. It's very, very hot. Paper is drying so fast that I can't tell you. Come vedete, si è già praticamente asciugato il foglio. C'è un
una calura. E qua veramente bisogna sbrigarsi, se no. Allora, e andiamo. We had a little bit of weeds and grass here, and that I added to increase the contrast. So I'm putting a bit of wetting wet also with these green colors. Andiamo a mettere un pochino di erbacce anche qua, diciamo che le ho messe nel primo piano per richiamare il verde e spezzare un po' il giallo, anche se nella foto originale non c'erano. Quindi mettiamo una prima velatura, poi la andremo a rifinire, eh. Sto rimescolando sempre il verde di Ucker con la terra d'ombra. Ok. Possiamo prendere un po' anche di verde vescica. You can use also a bit of sap green. Sorry, scusate. Forse ne è scappato anche un po' troppo. Ok, a questo punto andiamo ad asciugarlo. Allora, voi tenete sempre conto del fatto che dovremmo aspettare, ma per accelerare il processo vi diamo un aiutino. Guardate sempre quello che avete sul vostro foglio e regolatevi di conseguenza. Now I'm going to dry also this one. Try to check it out what's going on your paper so you can have more or less soft shapes or greens or things to adjust, and then you can let it dry naturally and don't please don't speed up the process. Okay.
Aiutante! So my helper is coming. Ci sono domande fin qui? State trovando anche sul vostro foglio, so che qualcuno ha un formato più piccolo, ma diciamo che questo tipo di acquerello si presta molto, nel senso che il mio taccuino, come vedete, è piccolo, solo per farvi capire la mia mano, insomma, è piccino e la fotografia di per sé è molto semplice, per cui quello che mi interessava, diciamo, era cogliere un'istantanea, un'impressione di questa camminata senza troppe pretese, insomma, non ha tanti dettagli. Ok, sì, il foglio è asciutto, fa un po' di pieghe, per cui non è proprio piatto, ma ci siamo quasi. Allora, a questo punto possiamo togliere il liquido di mascheratura anche dalle nostre balle di fieno. So, now you can remove your masking fluid even from your hay bales. They haven't got a very good shape because I'm not very good at drawing geometrical shapes. But we can fix it up with a bit of negative painting. Allora, non sono venute proprio rotondissime perché io non sono bravissima. Saluto Monia, grazie per aver partecipato fino qui, grazie mille di cuore, un bacione, buona serata. E come dicevo, adesso comunque sistemiamo un po' la forma con un pochino di pittura in negativo, cioè andiamo a sistemare un pochino le forme qua dietro. Allora, questa qui la completeremo con un po' di verde scuro, ma perché dietro, in questo modo, diciamo, risalterà di più. Ok. Allora, qui avevamo un verde vescica misto a un giallo ocra. Cercheremo di usare lo stesso colore. Ok. Allora, qua, scusate, ma non sono mica convinta. Andiamo a prepararci. Allora, come vedete, sono appena accennate. They are just there's a hint of them. We are not going to paint all the hay coming out, but we want to give them the suggestion. And we need to leave some white spaces. Lasciamo questi spazi bianchi perché la luce le colpisce da sopra. E i colori che abbiamo sono sostanzialmente quelli che abbiamo già usato per la parte del fondo, quindi giallo più giallo ocra, un giallo limone o giallo di cadmio con del giallo ocra. We are going to use always the same colors that we use for the foreground, which is a mixture of lemon yellow and yellow ochre, or cadmium yellow and yellow ochre.
And be careful to leave the white spaces on the top of them. Ok, quindi riprepariamo il colore. We need also some burnt umber. Io uso anche, this is a, color, it could be okay. E prepariamo anche della terra d'ombra bruciata e poi prepariamo per la parte in ombra il colore che abbiamo usato per le nuvole, ma un pochino più scuro. Now we are going to prepare the same color that we used for the clouds, which is sorry, French ultramarine, or you can use also cobalt blue. Io ho usato del blu oltre, sì, del blu oltremare, ma potete usare anche del blu cobalto, tanto è lo stesso. Poi ci abbiamo messo una punta di lacca di geranio, ma potete usare anche un rosso di alizzarina, carminio, lacca di garanza rosa, quello che volete voi. E potrebbe già andare così, oppure ci aggiungiamo una puntina di ocra rossa o sangue di drago, rosso veneziano e otteniamo questo colore che è un pochino più tendente, diciamo, violetto un po' più scuro, un po' più sporco, che ci servirà per le parti in ombra. So, I'm mixing ultramarine blue and then we have a bit of geranium lake or cadmium, sorry, or rose madder, or you can use alizarin crimson, you know, a red that you like in this shade. Also, cream red can be useful. And then I'm adding Dragon's Blood, which is a color similar to light red, that would be very similar to this color, and you get this purpley shade. Okay. So here we go. This is almost all wet and dry. Sono praticamente tutte bagnato su asciutto, Non c'è niente di straordinario o di particolarmente difficile. Lasciate degli spazi bianchi. Leave white spaces while you're painting, so it gives the impression of light striking on the object. Gives this three-dimension idea. Ok, nel mentre che asciugano possiamo incominciare a mettere dentro anche questi dettagli. So while they are drying, we are going to put in other details here in sorry, scusate. While they are drying, we are going to put in some details in the foreground. I'm using burnt umber, but you can use as you I said before Bandic brown, burnt sienna. You can vary the intensity of these colors.
Usate pure insomma anche delle terra di siena bruciata, potete usare della Bruno Van Dijk. Il colore insomma delle terre che vi piacciono per dare un po' l'idea di profondità e di sterpaglie. This is dry brush work, se è un lavoro a pennello asciutto, usate il pennello di taglio. This is where the tooth of the paper comes in handy because it can really help you while you're painting. Potete in questo caso, allora, adesso che avete capito perché uso della carta grana grosso, comunque carta non satinata, perché in questo modo anche fare questo tipo di utilizzare questo tipo di tecnica diventa più semplice perché la superficie della carta vi aiuta diciamo fare anche questi piccoli giochi di prospettiva, semplicemente come dire, insomma, si può dare profondità semplicemente con due pennellate perché rimane molto semplice lavorarla. Allora, io sto usando un pennello piccolo che ha un 2, ma volendo potremmo usare anche un pennello 4. Potete usare un rigger, potete usare quello che volete. So I was using a round number 2 brush, but you can use also a number 4 or even a rigger if you like that. Just to put in some ideas of weeds and grasses in the very foreground. Not too many, non ne mettiamo troppe però. Ok, è asciutto. Almost. Se è asciutto possiamo mettere le ombre. So if it's dry, we can put in the shadows. I'm going for the purpley color that we prepared before. Adesso prendiamo il colore porpora, diciamo, che avevamo preparato prima. L'ombra ovviamente più scura alla base. È un colore molto molto trasparente, questo. It's a very transparent color. We have also some shadow here. Sorry. Scusate, mi è scappato il pennello. E poi vi faccio vedere nella foto. Okay, vedete qua c'è una zona comunque di ombra. Noi abbiamo delle ombre proiettate da quello che c'è qui che non si vede. Quindi andremo ad aggiungerle in questo modo. Aumentiamo un po' la profondità di campo. So we have shadows in this area and we are going to, even if they are cast from something that we don't see because it's outside the picture, we are going to put in those shadows so that we increase the perspective and the depth because the things that are closer, you know, are darker and so we are going to
Enhance and make it pop. Allora andiamo un attimo a dove ero qua. Ok. Io sto rifacendo il colore. I've run out of color, so I'm mixing them together. Always the same. French ultramarine, geranium lake, and dragon's blood. Poi possiamo mettere dei piccoli dettagli come, non so, dei sassolini. You can add some details like small stones. Mettere un po' di ombra anche qua tra i cespugli. We have some shadows also here. And here maybe. Just to add a bit of variety. Per movimentare un po' la scena, anche qua. Dare un po' di tridimensionalità. Ok. Scusate che qua non trovo i pennelli. Ovviamente hanno le ombre anche i sassolini, quindi li proiettiamo all'indietro. Poi possiamo aggiungere qualche idea di filo di paglia che esce. You can add a hint of hay coming out from this hay bale. But please look at what you have on your paper, because we are fiddling now, we are adding even too many details. Cercate di non appesantirlo però, perché il suo bello è proprio, diciamo, l'immediatezza, e se no perde in freschezza perché diventa troppo elaborato. Poi a questo punto direi che possiamo anche ciao Sara, grazie per essere stata fin qui e per essere, insomma, stata veramente qua a farmi compagnia. Ci vediamo alla prossima, eventualmente, insomma, comunque rimane tutto su YouTube da domani o al massimo da domenica. E a questo punto possiamo o lasciarlo così, molto libero, molto campestre, senza niente, altrimenti possiamo aggiungere il pilone della luce con i tralicci, i fili che si vedono anche nella fotografia. Scegliete voi. Andiamo avanti o lo lasciamo libero così? Dite, so, at this point you can call it finished and we are done. So I'm not going to work it anymore because I want to keep it fresh and simple. If you want, maybe you can add a bit more shadows or you can work just a tiny bit the foreground, but I won't because I want to keep it very light. But if you want, you can add also the wires that we have, because they were in the original picture. I think that I will leave this
just as clean as it is, with no man traces at all. Lo lasciamo così senza tracce. I mean, we have man traces because we hay bales are not common in nature, but I won't add anything that's not rural, let's say this way. Quindi lo lasciamo così, se al naturale, senza pali della luce, senza fili elettrici. Se volete, lo potete aggiungere, insomma, a vostro gusto. E per stasera abbiamo fatto presto, direi che è piccolo, diciamo, nella sua semplicità, però mi dicevo, è proprio una cartolina. So let's remove the masking tape. Andiamo a togliere le scotch. Here we go. Grazie Marisa a te per essere, grazie Simona, ma direi che siete voi magici. Io non sarei qui a dipingere se voi non ci foste veramente. I think that as you said that you like it this way, we leave this here and complete it in this way. And it's, as I said before, it's an impression, it's something very, very fresh, and I don't want to work it that much. Estrel, grazie mille, grazie per aver partecipato. Ci sono delle domande? Avete delle curiosità, dei dubbi? Grazie, Sofia. So, if you do this, please tag me on Instagram. You tag Else Watercolors, and I will be so happy to see your paintings. Se lo rifate, taggatemi, perché così poi mi piacerà. Cioè, io sono felicissima quando provate a dipingere, e quindi questa cosa magica, insomma, che ci unisce. Ma mi piace tantissimo vederli. Insomma, poi li posto, li metto sulla mia pagina, li ricondivido. Grazie Natasha per aver partecipato. Se non avete altre domande, io vi saluto qua. È stata una serata bellissima anche stavolta. Non so se riesco, ma non prometto niente perché non abbiamo una grandissima illuminazione a casa. Vedete, l'attrezzatura molto spartana qua. Ho la webcam davanti, un'altra luce qui di lato che forse voi non vedete qua sotto, dove si vede l'ombra. So you see my equipment is very homemade. But let's try to, I mean, I try to do my best. So, thank you all for spending your time here with me painting. And I wish you all a very pleasant evening. Grazie a tutti, buona serata, tantissimi baci e ci vediamo alla prossima. Grazie davvero, buona serata. Grazie. Allora, se un'altra cosa, visto che ci siamo qua in chiacchiera, Francesca dice: le tue live sono perfette per l'estate. Adesso, se vi piace questo tipo di live, diciamo con questi soggetti molto piccoli, molto veloci. Scrivetemi in DM o nei post, insomma, in modo tale da poter eventualmente condividere anche dei temi, dei soggetti che vi possono interessare, poi riproduciamo. So if you have any interesting topics that you would like to see transformed into watercolor and you think that they are easy and very quick to do, especially in summer, you can write to me. And let me know, because if you have any, I mean, interesting ideas, I will be very glad to try to paint them for you. Adesso però proprio vi saluto. Ci vediamo alla prossima, speriamo molto molto presto. Ciao!